Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il mondo della sperimentazione sta ottenendo i primi risultati nella battaglia contro il coronavirus. Ad alimentare le speranze ci sono le dichiarazioni del professor Giustino Parruti circa l'efficacia della somministrazione del farmaco anti-artrite reumatoide. Vediamo intanto il servizio. Abbiamo l'evidenza che il nuovo farmaco, il tocilizumab, sta funzionando. Sono le parole del direttore dell'unità complessa del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, un piccolo raggio di sole in un periodo così complesso nella battaglia contro il coronavirus. Adesso lo stiamo dando alle forme più precoci, ha proseguito lo stesso Parruti in una dichiarazione rilasciata ieri sera all'ANSA, cioè quando ci facciamo una idea che il paziente abbia tutti i fattori di rischio per progredire. Abbiamo visto diverse persone già togliere l'ossigeno. La mancanza di un vaccino è la condizione che ci ha reso vulnerabili di fronte alla diffusione del coronavirus. In queste settimane la comunità scientifica si è mobilitata, dai medici che sono in prima linea fino ai ricercatori, per trovare delle forme alternative di contenimento della malattia tra i farmaci già esistenti per altri scopi. Il tocilizumab, ad esempio, è utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide e alcuni medici, quali Marco Rizzi, primario di infettivologia dell'ospedale di Bergamo, e Paolo Ascerto, oncologo dell'Istituto Tumori di Napoli, Fondazione Pascale, ne avevano intuito l'utilità. Agendo sulle interleuchine, proteine essenziali allo sviluppo del processo infiammatorio, il farmaco è funzionale alla loro parziale inibizione, impedendo lo sviluppo abnorme della stessa infiammazione ai polmoni, che nei casi peggiori può avere un esito fatale sulla persona colpita dall'infezione. Dallo scorso 19 marzo, l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato il via libera alla sperimentazione che sta producendo effetti positivi, con le conseguenze che lo stesso Parruti spiega così. Se tutto questo viene confermato, è una cosa che può cambiare un pochino la storia di questo affollamento, a risvolti individuali, organizzativi e quindi societari. Se si riduce il numero degli intubati e la durata media della degenza e quindi la durata delle complicanze, questo si ripercuoterà con una ridotta mortalità. La sostanza di queste parole è che se il farmaco continua a dimostrare questo tipo di efficacia, può diminuire il numero di persone costrette alla ventilazione assistita, alla terapia intensiva, diminuire le condizioni di stress cui è sottoposto il personale medico e infermieristico, che può così gestire con maggiore energia i casi più complessi. Sempre sul fronte della sperimentazione, nelle ultime ore l'AIFA ha dato il via libera all'uso di un farmaco antivirale. La combinazione Lopinavir-Ritonavir è stata resa disponibile in Italia fuori indicazione autorizzata per i malati di Covid-19, già di norma utilizzato per il trattamento delle infezioni da HIV, un farmaco per uso ospedaliero ma che può essere utilizzato anche a casa. Per il Lopinavir-Ritonavir era stato già condotto uno studio su 199 pazienti di Wuhan che non aveva evidenziato differenze nel tempo, al miglioramento clinico e nella mortalità. Tuttavia, i degenti trattati in Cina avevano uno stadio della malattia avanzata, mentre i protocolli attualmente in uso presso i principali centri clinici ne prevedono l'utilizzo in fasi più precoci e in pazienti meno compromessi. L'AIFA, che si impegna a monitorare costantemente tutte le nuove evidenze che si renderanno disponibili nel tempo. Insomma, il mondo della ricerca e della sperimentazione si muove per trovare alternative e nella giornata di ieri anche il noto virologo Roberto Burioni aveva lanciato un messaggio di speranza che però non deve in alcun modo portare ad abbassare la guardia in questa dura battaglia contro il coronavirus. E a tal proposito abbiamo fatto poco fa il punto della situazione proprio con il professor Parruti nell'intervista Skype realizzata da Jacopo Forcella. Si è parlato delle risultanze dei farmaci in fase di sperimentazione e poi ancora il punto della situazione sui ricoveri e sulla possibile evoluzione dell'emergenza nei prossimi giorni. Ascoltiamo. Buongiorno al professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive di Pescara, ma soprattutto membro della task force regionale per l'emergenza sanitaria. Professore, parto subito da quelle che sono state le sue dichiarazioni di ieri, di poche ore fa, dell'efficacia che avete riscontrato su questo farmaco antiartrite che pare che stia funzionando. In realtà io ho detto ieri sera a una domanda di un collega vostro che mi diceva com'è andata la giornata, ho detto è stata una giornata molto pesante, ma cominciamo a vedere chiari segnali che l'interleuchina 6, come la stiamo somministrando in questo momento, al paziente precoce probabilmente funziona. Quindi, diciamo, per poter affermare il concetto di funziona, dobbiamo aspettare
un'analisi formale dei dati, una ovvia organizzazione diversa dello scenario di computazione e di valutazione. Peraltro, di che cosa si tratta? Cioè, a cosa accennavo ieri sera? È stato avviato uno studio da parte dell'AIFA per l'utilizzo di alti dosaggi di interleuchina 6 in via endovenosa in questo tipo di malati. Allora, noi siamo uno dei centri in attesa di poter entrare in questa sperimentazione per la quale ci siamo iscritti, perché le fiale hanno un contenuto molto limitato. Allora, insieme ad altri centri, a pochi altri centri italiani in realtà, stiamo utilizzando le fiale sottocute, quelle ordinariamente vendute per l'artrite reumatoide, previo consenso informato, per i pazienti meno avanzati, ci stiamo muovendo in parallelo al protocollo che è stato messo in essere dall'AIFA per la sperimentazione, con un dosaggio più basso sottocute su pazienti francamente meno avanzati. Però ad alto rischio di progressione, insomma. Adesso abbiamo avuto anche un grosso supporto qui a Pescara, che è il dosaggio dell'interleuchina 6, che poi è la molecola che è mediatrice del danno polmonare grave, diciamo, legato all'infezione da Covid. Per cui, combinando la possibilità di dosare precocemente l'interleuchina, che ci documenta gli elevati dosaggi potenzialmente a rischio di progressione, nelle persone che hanno almeno la metà del parenchima polmonare preso ma ancora respirano discretamente, stiamo utilizzando le fiale secondo il protocollo messo a punto informalmente, direi, proprio per quelli che non sono rimasti dentro la sperimentazione nazionale globale. Stiamo utilizzando le fiale sottocute e devo dire che sui 30 pazienti che abbiamo trattato non abbiamo avuto ancora nessuna l'impressione che stia funzionando, ecco. Quindi era come dire un movimento di entusiasmo naturale in un contesto difficile come quello attuale, in cui la nostra speranza è di ridurre il numero di pazienti che abbiano bisogno dell'intubazione orotracheale, perché c'è una limitazione forte nella disponibilità delle macchine. Attualmente a Pescara abbiamo 22 più 8, cioè 30 pazienti degenti nelle due rianimazioni Covid, e quindi abbiamo una netta necessità di contenere questo numero, e questa è la ragione etica per cui abbiamo utilizzato questo dosaggio più basso di quello della sperimentazione nazionale, quindi con ogni probabilità meno impattante, con meno complicanze, che però sembrerebbe darci in questo momento. Quindi, cioè, rinviamo una valutazione formale del risultato, non c'è nulla, non ci stiamo mettendo avanti all'AIFA in nessun modo per quella che è la sperimentazione in corso, però di fatto una trentina di pazienti trattati con questa modalità sembrano avere ridotto il loro ritmo di progressione di malattia. Quindi, professore, fare un po' una sintesi, viene somministrata a un segmento di pazienti che risponde a determinate caratteristiche, vero questo farmaco? Sì. Devono essere pazienti chiaramente con già in insufficienza respiratoria, per il momento soltanto supportata con ossigenoterapia, che alla TAC abbiano delle lesioni polmonari importanti, cioè certamente non stiamo utilizzando il farmaco su casi non necessari, in cui non sia necessario o potenzialmente utile. Pazienti che hanno una insufficienza respiratoria con un parenchima polmonare almeno nel 30-50% della proporzione totale e coinvolto, che abbiano l'interleuchina 6 alta o molto alta, come ci accade in tutti quanti questi casi, quindi un rischio di progressione, come poi abbiamo osservato in questi giorni e tutti quanti, molto alto. Cioè, questi sono i pazienti che poi vanno alla CPAP, cioè alla ventilazione non invasiva, e successivamente agli
l'intubazione orotracheale. Quindi dobbiamo vedere da qui a 7 giorni se questa impressione si mantiene, speriamo che questo sia il caso. A proposito, professore, sicuramente avrà visto che, insomma, che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha reso disponibile in Italia per i malati di Covid anche l'associazione di due farmaci, una combinazione a dosi fissa utilizzata per il trattamento delle infezioni dell'HIV. Ecco, qual è il suo pensiero? Un farmaco, una combinazione di farmaci che ha però una funzione differente rispetto a quella che avete utilizzato voi. Tocilizumab serve a bloccare l'attività delle interleuchina 6, che è il principale mediatore del danno polmonare. È stato pubblicato giovedì scorso uno studio internazionale che documenta uno scarso assente beneficio nei pazienti avanzati, e abbiamo poi visto questa nottata un nuovo comunicato da parte del produttore di questi farmaci che ci comunica come purtroppo non vi sia un beneficio nemmeno nei pazienti meno avanzati in un altro paio di studi, per cui sostanzialmente ci accingiamo a sospendere l'antiretrovirale in tutti quanti i pazienti, perché sono farmaci, sia il Caletra che il Rezosta, che contengono una sostanza alterante il metabolismo anche di altri farmaci, per cui se non c'è beneficio c'è piuttosto il rischio che vi possa essere un aumento della tossicità di altri farmaci. Professore, ieri i risultati del numero dei contagiati è stato di 26, però questo numero ovviamente si scontrava con il fatto che ieri il laboratorio di Pescara non ha lavorato a pieno regime. Oltre che all'attività del laboratorio, monitoriamo purtroppo in via diretta ora per ora l'attività del pronto soccorso, e quello che le posso dire è che attualmente ci sono 8 persone con insufficienza respiratoria e TAC molto molto suggestive per interstiziopatia da Covid-19, 8 persone in attesa di posto letto sopra, tant'è che abbiamo chiesto l'immediata interruzione degli accessi al pronto soccorso, perché nel corso del pomeriggio potremo probabilmente fare il posto nell'area Covid solo per queste persone. Quindi purtroppo la percezione di una flessione non c'è. Stanotte abbiamo lavorato come tutti gli altri giorni, abbiamo ricoverato come tutti gli altri giorni. L'impressione che si sia ad una flessione è ancora poco sostenuta, purtroppo, da quello che vediamo. Ieri l'assessore regionale della sanità Nicoletta Veria ha detto che la proiezione che era stata fatta evidenziava alla giornata di ieri un numero di contagiati di 100 unità superiore, 788 contro i 689, e che 1500 contagiati dovrebbe essere la proiezione entro la fine del mese. È una stima su cui si può fare affidamento, cioè entro 6 giorni la stima dovrebbe arrivare a 1500 contagiati nella nostra regione, professore? Temo che sia piuttosto realistica, nel senso che oggi siamo al 25, mancano 6 giorni, e mi auguro con tutto il cuore che ci stiamo sbagliando in questa proiezione, mi auguro con tutto il cuore che le regole di distanziamento sociale che stiamo applicando comincino già così precocemente a dare il loro effetto. Però ecco, ripeto, mi sentirò un filo più tranquillo quando vedrò l'afflusso di pronto soccorso un pochino ridotto, perché la variazione dell'attività di laboratorio potrebbe influenzare in questo momento quella che è una statistica, una diagnostica che non correla esattamente col dato clinico di insufficienze respiratorie avvenienti. Queste dunque le parole davvero interessantissime del professor Parruti sullo stato delle cose per quanto riguarda la sperimentazione dei farmaci, ma anche lo stato dei ricoveri e poi le eventuali proiezioni sull'evoluzione dell'epidemia. Però tra i temi trattati c'è anche questo aspetto, cioè che ieri nell'ospedale di Pescara, nel laboratorio di Pescara, non si è lavorato a pieno regime e non sono stati effettuati gli stessi test che sono stati effettuati nelle giornate precedenti. Di questo argomento parliamo nella nostra consueta finestra in diretta. Andiamo a Francavilla al Mare, dove c'è Paolo Renzetti. A te, Paolo.
Sì, grazie. Buongiorno Andrea, come sempre un cordiale saluto a chi ci segue da casa. Siamo a Francavilla al Mare con un gradito ospite, il consigliere regionale, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. Buongiorno Paolucci, grazie. Buongiorno a voi. Per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro anche ex assessore alla sanità della regione Abruzzo, dunque persona che conosce bene le dinamiche della nostra sanità anche in questo momento. Allora Paolucci, io direi di partire proprio da quanto stava dicendo il collega Andrea Costantini da studio. Ieri si è lavorato non a pieno regime presso il laboratorio di Pescara per quanto riguarda l'analisi dei tamponi provenienti da tutta la regione, perché c'è stato qualche problema riguardo la mancanza di reagenti, è così? Ma sì, intanto è una questione che denunciamo da diversi giorni, il centro-sinistra, il Partito Democratico, la mia persona, gli altri colleghi sono e siamo intervenuti più volte su questo tema. Va decisa una linea: o si segue l'esempio della Regione Veneto, che cerca di fare sorveglianza sanitaria la più estesa possibile a partire dagli operatori sanitari, o al contrario si rischia ovviamente di travolgere i nostri ospedali, perché puoi fare, diciamo, investire e mettere tanti posti letto quanto vuoi, ma se non c'è una misura di contenimento, oltre a quelle di distanziamento sociale, anche quelle della sorveglianza, rischiamo poi di non farcela, come purtroppo è avvenuto in Lombardia, almeno per quanto riguarda alcuni focolai così estesi. Denunciamo questo aspetto, abbiamo richiesto nei giorni scorsi di attivare l'istituto zooprofilattico, cosa che è avvenuta, ma allo stato attuale non ancora riusciamo a rispondere ai bisogni e alle esigenze che ci sono su questo punto. Vanno fatti i tamponi ai nostri operatori sanitari, perché sono in prima linea, perché lavorano continuamente a contatto con persone positive. Voglio ricordare che per la stretta di mano Marsilio Zingaretti fece quarantena e tampone. Ecco, allo stesso modo noi dobbiamo garantire i nostri operatori sanitari, perché rischiano di essere veicoli allo stesso tempo per loro, i familiari e anche le altre persone. Dunque non è possibile, a mio avviso, continuare ad essere così, tra virgolette, impreparati sul profilo dei tamponi, sul lato dei tamponi, ma al contrario adottare una politica da questo punto di vista certamente più aggressiva. Se necessita aumentare il numero dei laboratori a partire dall'Università di Chieti o a quello che si è messo in campo nel ragionamento anche ad Avezzano, dedicandone una per ogni provincia, va fatto, e se allo stesso tempo occorre garantire i reagenti non si può risparmiare su questo. Ci diceva Paolucci, proprio prima di entrare in collegamento diretto qui da Francavilla, e questa mattina ha avuto modo di parlare anche con il presidente Marsilio, quali sono le ultime novità, di cosa avete parlato? Ma niente, ha svolto un ragionamento con i colleghi dell'opposizione, i capigruppo in particolar modo, su quello che è l'attuale situazione in atto. A lui la necessità evidentemente di comunicare, come ha svolto nei giorni scorsi in un appuntamento con la stampa, quelle che sono le informazioni utili. Noi abbiamo rivolto queste raccomandazioni. Proprio a partire dai tamponi vogliamo una risposta più decisa da parte della Regione, una migliore governance per quanto riguarda l'aspetto della sorveglianza e anche la conoscenza del numero di posti letto di terapie intensive, a quale target intendiamo tendere e con quali tipi di tempistiche. In tutto questo ovviamente l'altro elemento per affrontare l'emergenza è l'accaparramento, perché oggi nel mondo tutti chiedono lo stesso prodotto, dei cosiddetti ventilatori, nel caso appunto delle varie emergenze che potrebbero svilupparsi e dei numeri che potrebbero in teoria, speriamo di no, salire, sperando che le misure messe in campo appunto possano presto dare un'inversione di tendenza. A proposito di misure messe in campo, abbiamo ascoltato poco fa il professor Parruti che parlava di queste cure sperimentali che si stanno portando avanti con alcuni pazienti che sembrano dare buoni risultati. I numeri però sono ancora numeri da prendere con grande prudenza, la situazione resta di criticità anche nella nostra regione. Ma ormai penso che sia assodato che il numero delle persone positive sia di gran lunga superiore a quello che viene ovviamente accertato per quanto riguarda le persone che sono sintomatiche e poi sono sottoposte a tampone. C'è una difficoltà nell'avere appunto il risultato di questi tamponi. Voglio fare un appello anche a un canale più diretto tra regione e comuni. I sindaci dovrebbero agire in caso di positività. Probabilmente tanti cittadini chiedono poi ai sindaci nelle loro zone, nei loro comuni, nei loro territori come debbono comportarsi, e poi gli stessi sindaci non hanno né quelle informazioni utili, cioè le persone che sono risultate positive, né hanno il risultato dei tamponi in tempo utile, addirittura passano dei giorni. Ecco,
una risposta più attenta da questo punto di vista deve essere urgentemente data, il tema deve essere urgentemente affrontato. Questa è una delle questioni che abbiamo messo in campo, oltre alla tempistica relativa appunto all'attrezzatura e delle terapie intensive e ai ventilatori che servono in questa fase. Faccio la domanda all'ex assessore regionale alla sanità: se fosse stato lei oggi assessore alla sanità della regione Abruzzo, avrebbe agito per qualche aspetto in maniera diversa in questa emergenza? Qualcosina sì, ovviamente non è questo il tempo e il momento, certo, delle polemiche. Dico qualcosa diciamo per quelle che sono le mie convinzioni formulate anche con questa esperienza. La prima: non esiste la possibilità che il fronte ospedaliero in assenza di un investimento sul territorio possa reggere. Cioè, se noi non riusciamo a dare un'assistenza territoriale prossima ai cittadini, più convincente di quella che stiamo dando, è il caso della Lombardia in rapporto anche con le altre regioni, Veneto, Emilia-Romagna, dove per esempio l'assistenza domiciliare è molto più alta rispetto alla Lombardia, dove è tutto ospedaliera, gli ospedali rischiano di essere travolti perché non riesce a contenere il fenomeno. La questione della sorveglianza sanitaria che dicevo prima, e poi sulla programmazione dei presidi ospedalieri, dei cosiddetti ospedali Covid, eccetera, io avrei dato una risposta in questo caso leggermente diversa. Se posso permettermi, io per esempio avrei riattrezzato larghe fette, parti, strutture, reparti dell'ospedale di Chieti, che è stato colto da quella famosa CTU per la quale diversi reparti sono stati sgomberati nel corso degli anni scorsi, e per un'emergenza, anche ragionando con le procure o coi prefetti, di 4-5 mesi riattrezzarle rapidamente. Perché? Perché a Chieti c'è il fronte più avanzato, l'area urbana, in collaborazione ovviamente con Pescara, che è il riferimento per il laboratorio e tutto, poi ci sono infettivologi, terapie intensive, quella cardiochirurgica, pneumologia, due cliniche mediche, e poi avrei reso gli altri ospedali a supporto ovviamente della dedica nell'area urbana, del dedicare nell'area urbana questi presidi al tema del Covid, e quindi avrei alleggerito le chirurgie e le medicine di tutto ciò che potevano essere gradualmente spostate nei vari ospedali SPOC, da Lanciano Vasto a Testa Ortona. Questa sarebbe stata diciamo un'impostazione che avrei privilegiato. A proposito di ospedali, Paolucci, stiamo vedendo che ci sono nella nostra regione alcuni presidi che sono stati individuati come ospedali Covid-19, il riferimento è all'ospedale di Penne, all'ospedale di Atri, all'ospedale di Ortona, cosiddetti ospedali secondari che diceva la precedente opposizione nella consigliatura di Luciano D'Alfonso, voi volevate in un certo senso declassare. Oggi i fatti sembrerebbero dire un'altra cosa. Ma intanto è stata assolutamente una propaganda senza nessun fatto concreto né reale, nessun declassamento, perché il declassamento si misura in termini di reparti che si portano o no. Quando tu togli dei reparti e ne metti altri non fai un declassamento, ma semplicemente organizzi l'ospedale in altro modo, è il caso di Ortona oppure di altre realtà. Il punto è che secondo me utilizzare il tema Covid per rilanciare il tema dei piccoli ospedali è un gravissimo errore. Cioè, il tema vero sarebbe quello invece di dire cosa possono fare questi presidi a supporto degli ospedali che sono attrezzati con discipline che in altri luoghi non ci sono mai state, tipo l'infettivologia, quindi le malattie infettive, piuttosto che le terapie intensive. La terapia intensiva a Penne non funzionava da anni e anni e anni, e noi non abbiamo mai tolto una terapia intensiva, c'è sempre stata una subintensiva, una cosiddetta tipo, nessuno l'ha mai toccata, e quindi adesso attualmente attrezzeranno quella che abbiamo lasciato, quindi non c'è stato nessun tipo di riconversione da questo punto di vista. Io piuttosto avrei alleggerito una serie di interventi chirurgici e una serie di prestazioni di area medica utilizzando questi presidi, lasciando invece i presidi più diciamo attrezzati, nel senso che hanno più reparti con tanti anestesisti, il compito di affrontare il tema Covid. E poi lo dico ancora una volta, prendiamo dal lato sbagliato se parliamo solo di ospedale, perché la Lombardia nell'ospedalizzare tutto non ce l'ha fatta, e purtroppo è arrivata, se fossero confermate alcune delle indiscrezioni che abbiamo letto sui siti online, è addirittura arrivata a dover dire tu sei ricoverabile, tu no, perché non ce la puoi fare. Ecco, io penso, guardate, il tema del territorio è sempre nell'integrazione con l'ospedale, con la parte ospedaliera, fondamentale se si vuol fare un buon servizio, sia con le strutture ospedaliere, sia per l'assistenza alla salute. In assenza di queste integrazioni, anche se facessimo altre 3 o strutture ospedaliere, non ce la faremmo a reggere senza territorio. Andrea, se ci sono delle domande per il consigliere regionale Silvio Paolucci, siamo qui. In estrema sintesi, sperando, con l'auspicio che il virus non proliferi prossimamente nella nostra regione, ma
Conoscendo Silvio Paolucci il sistema sanitario della nostra regione, quanto è pronto questo sistema ad una eventuale forte emergenza? Premesso che dello stress nel campo sanitario c'è già in questo momento, ma se ci dovesse essere una ulteriore proliferazione del virus, quanto è pronto il sistema abruzzese? Chiede Andrea Costantini da studio, se ci dovesse essere un'emergenza, se ci dovesse essere, come nessuno si augura ovviamente, una proliferazione di casi nella nostra regione, la sanità abruzzese, già stressata da questa situazione, sarebbe pronta ad affrontare un'emergenza ancora più grande con questi numeri, con questo personale, con questi ospedali? Ma è una domanda complicata, perché il tema del cosiddetto picco è complicato da definirsi. Lo è tecnicamente, figuriamoci politicamente. Io ritengo che le misure di contenimento, soprattutto quelle di distanziamento sociale messe in campo dal governo, abbiano soprattutto al centro-sud la possibilità di cogliere in parte o completamente il risultato sperato. E insisto, proprio per evitare invece uno scenario più complesso, più complicato da gestire, il tema della sorveglianza sanitaria con i tamponi è necessario. Facciamo un esempio. Oltre al personale sanitario, come abbiamo detto già più volte, deve essere assolutamente bersagliato nel senso positivo, in questo senso, cioè dal fatto che debbano essere svolti i tamponi, ci sono delle aree che debbono essere delimitate. Abbiamo fatto l'esempio della Valfino, ecco la Valfino. Posso fare un altro esempio, Caldari di Ortona, così ho fatto nome e cognome di una frazione dove è evidente che ci sono e c'è un focolaio, ecco, quelle zone debbono essere bersagliate, toccate da un tamponamento a tappeto, come è stato fatto a Vo nel Veneto. Se facciamo questa operazione di contenimento in aggiunta alle misure di sorveglianza, in aggiunta alle misure di contenimento del governo, allora lo scenario, posso essere ragionevolmente fiducioso, non si potrà verificare. Ecco perché noi insistiamo da giorni su questo tema dei tamponi. Vanno fatti, perché quella è un'azione che può mettere in campo la regione in modo molto molto diciamo positivo nei riguardi del contenimento della diffusione del virus. Grazie, grazie al consigliere regionale del Partito Democratico ed ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Francavilla, linea che può tornare allo studio, a te Andrea. Grazie a voi. Grazie, grazie Paolo, grazie a Silvio Paolucci, capogruppo del PD in Regione Abruzzo, grazie anche a Loris Bennato per la parte tecnica. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Non c'è alcuna necessità di recarsi nei distretti sanitari di base per il rinnovo delle esenzioni alla compartecipazione alla spesa sanitaria, perché le certificazioni scadute o in scadenza hanno validità prorogata al 30 giugno prossimo. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Verì, specificando che la proroga è stata stabilita nell'articolo 5 dell'ordinanza numero 4 firmata dal presidente della regione Marco Marsiglio lo scorso 11 marzo. Siamo stati informati, continua l'assessore, che diversi utenti si stanno recando agli sportelli per rinnovare l'esenzione. Non è assolutamente necessario, perché gli attuali certificati sono stati prorogati. Evitate quindi di uscire di casa e di affollare le sale d'attesa nei distretti, perché rappresenta un inutile rischio sia per la vostra salute che per quella degli altri. Ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge che, tra le altre cose, inasprisce le multe verso coloro che non rispettano le regole per il rallentamento della diffusione del coronavirus e si muovono senza che ci sia uno dei reali motivi previsti dai DPCM. Vediamo. Multe salate per chi viene fermato in macchina senza che abbia un valido motivo, di quelli richiesti dai DPCM. È una delle principali novità introdotte dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e illustrato nei contenuti dal Presidente Giuseppe Conte. Sono confermate le restrizioni, almeno fino al 3 aprile. Sono ancora troppe però le persone che non si attengono alle regole per il contenimento del coronavirus e si spostano indebitamente in macchina senza motivo di necessità, urgenza o comprovate esigenze lavorative. Da qui l'inasprimento. La multa, come dicevo, va da 400 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta attraverso l'utilizzo di un'autovettura, di un veicolo,
Allora, la sanzione è aumentata fino a un terzo, quindi c'è soltanto un aumento di queste somme sino a un terzo se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo. Quindi non c'è il fermo, per intenderci, non c'è il fermo amministrativo. Il decreto legge regola anche il coinvolgimento del Parlamento, che finora è rimasto ai margini dei provvedimenti presi d'urgenza dal Governo tramite una serie di DPCM. Il Presidente del Consiglio sarà chiamato a riferire in Parlamento con cadenza periodica di 15 giorni per fare il punto sull'emergenza coronavirus e permettere a tutte le forze politiche di confrontarsi e portare le loro proposte. Il Premier poi ha posto l'attenzione sul rapporto con le regioni. Il Governo fissa le sue restrizioni per tutto il territorio nazionale, lasciando la possibilità ai presidenti di regione di inasprirle compatibilmente al quadro locale di diffusione dell'epidemia. Fermo restando quindi che la disciplina di cornice ce la riserviamo noi come Stato sulle in particolare governo per quanto riguarda le misure restrittive, lasciamo anche la possibilità alle regioni, di fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di adottare, se del caso, misure anche ulteriori, ma solo in questo caso. Ulteriori precisazioni sui rumors privi di fondamento che si erano diffusi circa la reiterazione delle misure di contenimento fino al 31 luglio. E abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi o comunque fino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. Quello è lo spazio dell'emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare, diciamo, la morsa di queste misure restrittive ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio, si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita. Come abbiamo già ascoltato, gli operatori sanitari sono in prima linea per combattere l'emergenza coronavirus, ma rischiano il contagio perché non adeguatamente protetti. La CISL Funzione Pubblica torna a ribadire la necessità di dotare medici e infermieri di dispositivi di protezione individuale e di sottoporre il personale a tamponi. Vediamo. Segretario, la funzione pubblica è al lavoro, ci sono anche delle polemiche, soprattutto nel ramo medico-sanitario. Qual è la situazione nella nostra regione? Noi non abbiamo intenzione di sollevare alcuna polemica, perché il momento è difficile per tutti e capiamo che ci sono difficoltà. Però, ecco, riteniamo che il personale sanitario che lavora negli ospedali e in tutta la regione debba avere i dispositivi di protezione individuale, altrimenti rischiano quotidianamente la propria salute. E non possiamo trasformare gli operatori sanitari in carne da macello, questa è una cosa che non possiamo consentire. Quindi chiediamo alle autorità competenti di fornire al personale sanitario i dispositivi di protezione e di sottoporli ai tamponi, perché a volte lo stesso personale sanitario è veicolo di infezione all'interno dei reparti ospedalieri. Poi chiediamo con forza che il personale adibito al Covid-19 non passi da un reparto all'altro, dal reparto Covid ad altri reparti, perché si è registrato in alcuni ospedali della provincia di Chieti che questo ha portato le infezioni in altri reparti, con tra l'altro pazienti ricoverati che hanno problematiche già pesanti. Avete avuto un'interlocuzione con l'assessorato alla sanità? L'interlocuzione c'è stata, ma non è stata ufficiale, è stata così sporadica, ma una vera e propria interlocuzione costante che ci consente di dare il nostro contributo. Noi non vogliamo creare problemi, perché i problemi ce ne sono già tanti, però vogliamo che adoperarci per dare il nostro contributo alla collettività e ai lavoratori che rappresentiamo. Il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, questa mattina ha depositato la sua fascia tricolore ai piedi della Madonna del Santuario dello Splendore. La riprenderà solo a fine epidemia, un atto di affidamento e di speranza per la cittadina giugliese che vive con grande apprensione i contagi da coronavirus e l'incertezza per la prossima stagione estiva. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Il
Il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, ha compiuto un importante atto simbolico. Ha consegnato la sua fascia di primo cittadino alla Madonna dello Splendore, affidando alla Vergine la sua città. La riprenderà solo a fine epidemia. Il santuario giugliese fu costruito in seguito ad un'apparizione mariana che avvenne, secondo la tradizione, nel 1577. La Madonna apparve al contadino Bertolino, comunicandogli di aver scelto la cittadina di Giulianova come il luogo per la sua venerazione. E in quel preciso punto sgorgò una sorgente d'acqua attiva ancora oggi. Sindaco Costantini, lei ha affidato Giulianova alla Madonna dello Splendore, un atto di fede e di speranza dunque. Oggi abbiamo fatto questa consacrazione affidando alla Madonna dello Splendore la città di Giulianova, fortemente voluta questa celebrazione dai quattro parroci e dal nostro vescovo. Facciamo adesso il punto sul contagio a Giulianova, sulle ultime misure di restrizione e sulla futura stagione estiva. Ma tutto sommato la situazione è sotto controllo, c'è solamente un caso positivo accertato di Covid-19, ci sono delle situazioni monitorate, ma anche queste non sono tante. Continuiamo a lavorare per cercare di contenere questa epidemia. Le mie ordinanze, devo ammettere che i cittadini ne stanno rispettando la lettera, e quindi ringrazio i giugliesi che si stanno veramente sforzando di rimanere a casa per cercare di mettersi veramente in prima persona per combattere questo terribile virus che sta affliggendo la nostra comunità. E per quanto riguarda la stagione, sì, è evidente che se si dovesse prolungare questa situazione oltre il mese di maggio avremmo compromessa la stagione con tutti gli operatori turistici. Giulianova è una città che per il 60% vive dell'indotto turistico, avremmo necessità e avremmo bisogno dell'aiuto da parte del governo e di tutti gli organi sovraccomunali per cercare di rimediare ai danni economici che saranno veramente importanti. Viene ancora con il fiato sospeso la vicenda della casa di riposo di Loreto a Plutino, dove è stato riscontrato un caso di positività. Intanto da ieri sera una società specializzata per assistenza agli anziani è arrivata presso la struttura, tamponando così la prima emergenza. Intanto il presidente della regione Marco Marsiglio ha inviato una lettera a tutti i sindaci d'Abruzzo per manifestare la propria vicinanza. Il servizio di Stefano Recanati. È stata risolta positivamente in serata l'emergenza che si era venuta a creare all'interno della casa di riposo Acerbo De Pasquale di Loreto a Plutino, dove sono ospitate una ventina di degenti in età piuttosto avanzata. Dopo il ricovero di 3 pazienti, di cui uno positivo già venerdì scorso, e prime comparse di sintomi presenti dalla scorsa settimana su alcuni dipendenti, il sindaco Gabriele Starinieri, in qualità di autorità sanitaria, aveva disposto nella giornata di sabato il tampone per tutti gli ospiti e il personale. Tamponi eseguiti poi nella giornata di lunedì. I risultati con molta probabilità potrebbero essere disponibili già nella giornata di oggi. Dal 4 marzo scorso la struttura era stata chiusa alle visite esterne per le note restrizioni dovute al distanziamento sociale. Dopo diverse sollecitazioni, l'unità di crisi della protezione civile regionale, d'intesa con l'ASP, l'azienda pubblica di servizi alla persona della provincia di Pescara, si è adoperata affidando la gestione ad una società di servizi specializzata all'assistenza degli anziani. Abbiamo immediatamente cercato la disponibilità di personale specializzato per non interrompere le attività della casa di riposo, ha dichiarato il presidente Marsiglio. Gli operatori OS si sono recati presso la struttura per la prima urgente assistenza agli ospiti. La protezione civile dell'Aquila ha invece provveduto all'invio di dispositivi di protezione individuale per consentire agli operatori di poter operare in sicurezza. Dopo l'esito dei tamponi, dal punto di vista sanitario verranno eseguite le indicazioni fornite dalla ASL di Pescara. Vorrei ringraziare in modo particolare, dice il sindaco Starinieri, tutti gli operatori della cooperativa che dal 4 marzo hanno lavorato con abnegazione, seppur i problemi legati ai contagi da coronavirus. Intanto il presidente della regione Abruzzo Marsiglio, tramite una lettera inviata a tutti i sindaci della regione, ha voluto esprimere la propria vicinanza e la riconoscenza per tutto il lavoro che ogni primo cittadino sta svolgendo sul proprio territorio. Un pensiero affettuoso ai sindaci che sono risultati positivi al tampone. A loro rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione. Nei giorni scorsi ho creato con i miei collaboratori un gruppo di lavoro che vi contatterà costantemente, così che le vostre istanze possano essere affrontate e risolte con necessaria tempestività. Nel ringraziare medici, sanitari e protezione civile che si sono messi in gioco senza risparmiarsi, il presidente Marsiglio aggiunge: oggi scontiamo il prezzo di un sistema sanitario non pronto a gestire un'emergenza di tali inimmaginabili dimensioni. Spero, chiude il presidente Marsiglio, che questa dolorosa vicenda induca il governo centrale a invertire le politiche che hanno portato a diminuire i fondi destinati alla sanità.
Il sindaco di Lanciano fa anche il punto della situazione sul contagio da coronavirus in città. Il virus cammina con le nostre gambe, spiega Mario Pupillo. Dunque restiamo a casa. Ascoltiamolo. Sono risultati positivi anche 5 cittadini, quindi questo per ricordare come l'epidemia di Covid-19 è ancora in piena attività e quindi dobbiamo rispettare assolutamente le norme che il Ministero ci ha dettate e che in questi giorni ho visto che i cittadini di Lanciano hanno rispettato con maggiore attenzione. Non mancano persone che ovviamente sfuggono a queste regole, ma con la Polizia Municipale abbiamo fatto alcune denunce e abbiamo controllato circa 60-70 cittadini al giorno. Voglio anche segnalarvi che presso l'ospedale di Lanciano 2 medici del reparto medicina sono risultati positivi e quindi il reparto di medicina viene sanificato, i pazienti saranno spostati in altri reparti e giungeranno dall'ospedale di Atessa i medici di medicina generale a dar manforte a sostituire i nostri sanitari, quindi una bella collaborazione in modo tale che i servizi erogati dall'ospedale di Lanciano siano sempre di eccellenza. Abbiamo donato un respiratore al reparto di anestesia e rianimazione diretta dalla dottoressa Albanese e questo ci fa molto piacere. E abbiamo attivato il COC che prevede la consegna dei farmaci a domicilio e anche dei beni di prima necessità ai pazienti che sono in quarantena. A Lanciano circa 50 cittadini sono in quarantena più i pazienti che sono Covid positivi, quindi la macchina organizzativa è in funzione. Però ecco, la cosa che voglio rimarcare in questo momento è che il virus sta determinando una vera e propria guerra, una guerra che non è quella tradizionale che si fa con i proiettili, e i proiettili si possono schivare, il virus è invisibile e quindi l'unica modalità è non dargli le gambe del virus siamo noi cittadini che stando a casa invece non permettiamo al virus di diffondersi. Voglio ringraziare tutti i medici, i sanitari, gli infermieri, i sanitari del nostro ospedale, ma di tutta l'azienda che in questo momento stanno affrontando dei giorni veramente molto difficili, mettendosi in gioco, mettendosi a rischio. Questo è un segnale forte di una sanità italiana che è tra le migliori del mondo e che noi dobbiamo applaudire, dobbiamo ringraziare perché loro sono veramente i nostri eroi. Una notizia giunta poco fa in redazione: si è riunita a Palazzo Silone all'Aquila la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsiglio con gli assessori collegati in videoconferenza per l'adozione di alcuni provvedimenti. Nell'ambito dell'emergenza Covid-19 la giunta ha approvato una modifica al bilancio di previsione 2020-2022. Si tratta dell'adozione di una variazione di bilancio per anticipazione di liquidità a favore della contabilità speciale gestita dal soggetto attuatore emergenza Covid-19, un provvedimento necessario per rendere immediatamente disponibili in termini di liquidità le ulteriori risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro in aggiunta a quelle già stanziate per poter effettuare gli interventi previsti dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È tutto per questa prima edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Vi ricordo l'edizione straordinaria del nostro TG nel corso del pomeriggio a partire dalle ore 17 per seguire la conferenza stampa che sarà tenuta dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio dall'Aquila con ulteriori novità sul fronte dell'emergenza coronavirus e poi le altre edizioni del nostro TG alle ore 19 e alle ore 23, le edizioni ordinarie del nostro notiziario. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.